Salve e bentornati su GameHog con Mad Max on Drugs. Mad Max e i suoi comandi molto molto particolari. Questo è un gioco che mi è piaciuto particolarmente, infatti possiamo notare che ci ho giocato per più di 2 giorni e 5 ore, il che significa che ci ho giocato più di 50 ore. E questo è per un fatto molto semplice, che il gioco mi rilassa perché si fanno tante cose, un po' come in un Far Cry, si vanno negli accampamenti, combatte contro i nemici, eccetera, eccetera. Ora non vi sto a spiegare il tutto, ma questo gioco ha i comandi ballerini, ha dei comandi molto molto particolari. Come potete vedere c'è un nemico. Io devo cambiare con sinistra e con destra le varie armi nella macchina che vedete in basso a destra. Perché se io faccio così, per mirare, con come potete vedere L1, mi mira col fucile. Se io voglio mirare con l'arpione, devo cambiare fino all'arpione. E il bello è che si spara, ecco qua, con cerchio. Cioè, se io miro con L1, perché non mi fai sparare con R1? Anzitutto. Seconda cosa, eccolo, l'ho ucciso. Seconda cosa, appunto, io volevo. Io spero, dicevo, non è meglio fare che con L1 e cerchio spari col fucile, con L1 ed R1 spari con l'arpione, o viceversa. E se no, devi cambiare, cambiare, cambiare. Questo significa che se tu pensi di aver equipaggiato l'arpione, vai con L1, fai con cerchio, sprechi una delle munizioni di fucile che sono rarissime da trovare. Cioè, a chi gli è venuto in mente di farti sparare col fucile o con l'arpione con lo stesso tasto? Con R1 si rotola. Adesso io dico, in quale gioco si rotola con R1? Vabbè, con R2 si corre. Questo ci può pure stare, va bene. Ma io ripeto, perché devo sparare con cerchio? Cioè, non ha senso. Non ha proprio senso. Sì, ho fatto cerchio per rotolare quando si rotola con R1 e si spara con cerchio. Ovviamente sbaglio tutto. Ok. Va bene, con quadrato si mena, va bene. Con X avrei fatto l'esecuzione col coltello. E va bene lo stesso. Si salta con L2. Cioè, L2 per saltare. Mi sembra normale, tra l'altro in questo gioco il salto non serve a niente, perché non ci sono posti in cui bisogna saltare per superare un ostacolo o altro. Andiamo a vedere altre cose critiche di questo gioco. L'ultima cosa che vi faccio vedere è come disinnescare le mine. Per disinnescare le mine dobbiamo andare a prendere l'auto fino alla nostra base. Andare qui su collezione di veicoli e non su arcangeli. Andare qui e cercare. Non questa. Dove sta? Andiamola a prendere. Eccola qui. La carrozza di Chum. Questa macchina non ha il turbo, non ha le armi, non ha il lanciafiamme. L'unica arma che possiamo usare è il fucile da qui. E non ha per ripararla. Per riparare l'auto, quindi dobbiamo andare davanti. Quadrato e spendere dei pezzi, dei rottami che servono di solito a potenziarci, quindi sarà una bella scocciatura. Una delle cose più fighe di questo gioco è che si può fare benzina, però ovviamente all'inizio, quando il serbatoio sarà poco capiente, sarà un bel problema dover fare benzina, perché veramente vi dovrete fermare molto spesso e magari starete in mezzo al nulla. Per fortuna una tanica di benzina la si può trasportare nel bagagliaio, diciamo così. Ecco qui che siamo nel campo minato e il cane ci dà le indicazioni per trovare le mine. A seconda di dove abbaia c'è una mina. Infatti adesso abbaia a destra e la mina sta qui a destra. Ci avviciniamo e con X andiamo a disinnescarla e qua il comando va bene. Dunque ragazzi, questi erano secondo me i principali difetti di questo gioco, che non è affatto male, ma è un po' complicato da starci appresso. Infatti se ad esempio smettete di giocarci per un anno, lo riprendete, quando mai ve lo potete andare a ricordare che dovete prendere un'altra macchina per usare il cane per disinnescare le mine? Cioè, un casino. Ragazzi, mille mille hugs a tutti e ci vediamo venerdì con un altro video.